Sono 55 i migranti che sono sbarcati questa mattina al porto di Carrara e sono stati recuperati nelle acque del Mediterraneo centrale dalla Life Support, la nave di Emergency. Una prima visita medica in nave e poi qui al Carrara Fiere, dove sono proseguite le visite mediche e dove è stato offerto loro un pasto e dove è avvenuta anche l'identificazione. È stato un viaggio lungo fino alla costa toscana, complessivamente però i migranti stanno bene. 46 uomini, 3 donne, 3 bambini, tutti resteranno in Toscana, compresi 3 minorenni destinati al CAS di Piombino. Arrivano da paesi compromessi da guerre e crisi, Chad, Costa d'Avorio, Somalia, Sudan, Egitto, Palestina, Bangladesh ed Etiopia. Persone che hanno cercato di salvarsi e che si portano dietro ferite fisiche, ma anche drammi psicologici. Allo sbarco era presente anche l'assessore regionale alla protezione civile Monia Monni, che critica la scelta di un porto così lontano come quello di Marina di Carrara rispetto al punto in cui è avvenuto il soccorso. Si tratta di crudeltà, perché prolungare il viaggio delle ONG per giorni, che sono giorni difficili per persone che arrivano, lo avete visto, insomma, nude e con appunto le ferite addosso di questi viaggi terribili, è solo una forma di crudeltà che costringe le ONG a spendere più risorse e le costringe a passare più giorni in mare e quindi a salvare meno vite. Questa criminalizzazione delle ONG è veramente indecente, ecco, mi pare non ne stiano veramente azzeccando una.